nostro preziosissimo Ildo Damiano, fashion editor e guru della moda. Come è giusto vestirsi a 20 anni, a 30, a 40, a 50? Per ora siamo all'inizio di questa scalata e abbiamo solo massacrato due ventenni, che sono Elettra Lamborghini e Adele. Ecco Ildo, secondo te come dovrebbero invece vestirsi queste benedette ragazze? Allora, ad esempio Adele potrebbe, perché no, attingere dalle sfilate e mettere un bell'abito a trapezio, un po' ispirato agli anni 60, che sicuramente la renderebbe un po' più giovane e renderebbe anche la sua fisicità un po' meno imponente. Quindi ad esempio questa è un'uscita di sfilata che secondo me a lei starebbe molto bene anche come colori, perché è perfetta anche con il suo colore dei capelli. Quindi, beh, Adele, se ci ascolti, prendi esempio. Esatto. Invece la Lamborghini, diciamo che il lavoro è un po' più complicato, perché a lei, diciamo, le piace eccedere, le piacciono le trasparenze. Perché no, però, una bella t-shirt bianca, una gonna lunga e una sneakers che la fa sembrare una ragazzina un po' della porta accanto? Ma secondo me quella t-shirt bianca lei non la usava nemmeno ai giochi della gioventù, non so come dire. Non è il tipo. A pelle, Ildo. Però potrebbe cominciare. Comincia. Elettra, sì. Senti, per quanto riguarda invece le ventenni in generale, al di là di queste celebrities, quali sono i mai e sempre dell'età dei vent'anni? Allora, i mai direi lasciate stare le collane di perle, soprattutto un filo, ma anche più fili. Lasciate la vostra madre, che anche se smitizzate con una t-shirt, fanno sempre un po' polveroso. Quindi no. Invece sì alle sneakers, che possono essere creative oppure sportive. Ad esempio questa è Kristen Stewart, che ha un classico gazelle, un modello gazelle, però va bene anche un paio di scarpe da ginnastica un po' creative. Quelle vanno benissimo. Bene. Semplici. Facilissimo. Facilissimo. Andiamo avanti. Io parlerei delle trentenni adesso, ma no? Sì, certo. Ma sì, ci contente. Quindi trentenni in ascolto, occhio. Esatto. Ad esempio, due esempi così che mi vengono in mente. Non so, Beyoncé, la vostra amica Beyoncé. Ad esempio, è una che col look non è che proprio è bravissima, no? Stai attento a cosa dici. Perché? Non va bene il look di Beyoncé. Allora, Beyoncé è molto brava. Cioè, stai sul scherzando? Allora, lei sul palco è perfetta. Però nella vita vera non si veste per la sua età. Si veste come se fosse una signora. Guardatela ad esempio in questa foto, invece paragonata Jessica Biel, che invece ha un look che è molto più adeguato ai suoi 30 anni. Invece Beyoncé sembra proprio una signora, un po' con queste collane lunghe. Ma quasi una carica pubblica ormai, no? Sì, ho capito, quindi... so che tu vorresti un monumento. Sì. Però diciamo che potrebbe essere vestita un po' più adatta per la sua età. Ildo, senti, ma qualche altra trentenne di casa nostra? Qualcuna che si veste bene e anche qualcun'altra non benissimo? Allora, che non si veste benissimo, ad esempio, se penso alla musica, non so, Anna Tatangelo, che ha sempre questi look che la fanno un po' signora, questi tailleur. Secondo me lei ama Lilli Gruber, un po' vorrebbe imitarla, però non funziona molto bene. Invece, ad esempio, un'altra cantante italiana, non so, Alessandra Amoroso, ad esempio, invece, interpreta meglio la contemporaneità. Ad esempio, qua la vediamo, diciamo, in un faccia a faccia, e qui vediamo la Tatangelo con questo tailleur, il top castigato, cioè, non va bene per la sua età. Tra l'altro, anche una fisicità che si può permettere di tutto, perché costringersi così? Quindi, diciamo che questi sono due esempi per far capire cosa si deve fare e cosa non si deve fare. Okay. Cominci solo se incominci a parlare di donne over 40. Ah, va bene. Donne over 40 sono le donne che sono proprio al meglio, secondo me, della loro femminilità. Grazie. Ciao, amiche. Ciao, però amica. C'è sempre qualcuno che un po' sbaglia, diciamo, nella scelta dei look. Ma non guardare me! No, no, volevo portare così un esempio a caso di un'amica che saluto, ad esempio Lola Ponce. Ok. Che, ad esempio Lola Ponce ha una bellissima fisicità, però lei fa le scelte sbagliate. Invece accosterei a lei invece Ambra Giolini, che invece riesce a perfettamente interpretare quella che è la sua età anche con delle scelte giuste. Non so, la camicia con le trasparenze, che però non è di pizzo. Quindi è anche una scelta che sono i tessuti. Invece Lola ha sempre questi top, è vero che vive a Miami, quindi fa più caldo, però non aiutano, portati con questi jeans aderenti che la fanno molto provocante, ma
poco femminile. Può migliorare. Fammi altri esempi di quarantenni. Ad esempio, se pensiamo un po' a Hollywood, non so, Cameron Diaz, ad esempio, che voi amate tutti, però nel look non è che proprio faccia delle scelte giuste. Ad esempio, che carina! Sì, però è tutto abbastanza non adeguato. Invece, guardate l'eleganza di Charlize Theron, che è veramente perfetta. Ad esempio, Cameron ha sempre questo look un po' da giovane, sì, da un po' da pin-up. Però quelle gambe ha un fisico, ma va benissimo, se lo può permettere. Sì, però anche se non mettesse gli short di jeans sarebbe bella comunque. Secondo me invece il modello vincente è Charlize Theron, che ruba sempre dal guardaroba maschile dei tocchi. Ad esempio, questa è una giacca da smoking che poteva essere dell'ex fidanzato, sembra quello un po' basso. 50. No, assolutamente Sean, no, Sean Penn, secondo me era di Sean Penn perché è un po' piccola, le tira anche un po' sulle maniche. E è un esempio, ad esempio, di capo che secondo me andrebbe benissimo per quest'età. E esempio, anche lei ha il fisico perfetto. Lei è fisico perfetto, ma fa anche le scelte giuste, quindi pochi colori, abbinati bene, delle linee che le stanno bene sul corpo e non la strizzano. Adesso invece seguitemi tutti perché è arrivato il momento delle cinquantenni. Ah, ad esempio mi vengono in mente due esempi italiani, non so, Sabrina Ferilli. Sì, sì. E poi un altro esempio che mi viene da contrapporre è Paola Turci. Ah. Poi la Ferilli non fa, diciamo, delle scelte proprio giuste per quella che è la sua età. Ad esempio questa era una premiere e questo abito di pizzo, ti vedo, non ti vedo, ma era meglio che non ti vedevo, sicuramente non aiuta, anche perché non la slancia, quindi fa sempre queste scelte un po' da signora. Ma non conta anche che cosa sei o che cosa fai nella vita? Conta assolutamente, però ti devi vestire per quello che fai. Invece Paola Turci, secondo me, è stato l'esempio di eleganza di questo ultimo festival di Sanremo. Guarda caso la giacca! allora... Lei ha seguito l'esempio. Sì. Ad esempio, lei, ho trovato molto interessante la sua scelta di Sanremo, lei aveva questa giacca, ma aveva un piccolo reggiseno. Di che pizzo? No, non era di pizzo. Ecco. Che si intravedeva e che rendeva tutto il suo look molto maschile, sensualissimo. E se devo pensare, hai capito, a una donna di questa età che è vestita male, e Nicole Kidman, voi dite, no, è impossibile. E invece sì, perché Nicole Kidman non ha un look. Allora, stivaletto bianco, punta quadrata, sopra un jeans un po' largo. Questo bianco. Questo piccolo cardiganino con delle paillette, delle cose. La camicia che c'è, cioè. Invece, contrapposta a lei c'è Sandra Bullock, che invece, carina, secondo me, è assolutamente, interpreta perfettamente la sua età. E lei, ad esempio, è perfetta perché calibra tutte. Ad esempio, guardate questo sandalo, che è perfetto con la lunghezza della gonna, è perfetto anche col top, che svela ma non troppo. Quindi è calibrata per quella che è la sua età. Ma a quale età dobbiamo iniziare a coprire le braccia? Secondo me a 50 un po' bisogna poi pensare. Io infatti porto i capelli lunghi per questo motivo. E poi saluto così. Assolutamente. Ti faccio dare una giacca. Fatti dare la giacca di Isto, mi dai la tua giacca, visto che vanno da però secondo me il problema è questa età non viene tanto quando si va a un'occasione o c'è un evento particolare, ma è in spiaggia. Ma a questa età bisogna evitare assolutamente di mettere il due pezzi con il reggiseno a triangolo. Quindi nei mai dei 50 anni esiste il bikini. Esattamente. Direttamente in topless, con le tette così che fanno la riga sulla sabbia. Certo, hai scelto Cindy Crawford. Io vi ho fatto vedere un perfetto esempio. Cindy Crawford, che comunque ha una fisicità prorompente, però a questa età eviterei e sceglierei un bel costume intero, perché no? In cui si è più chic, più eleganti, in spiaggia ci si sente anche meglio. Tu hai una ricetta anche per le sessantenni? Certo, tutte le loro ricette. Ad esempio, se pensiamo a delle sessantenni, non so, mi viene in mente subito Gianna Nannini. Perché siccome lei è un esempio, un po' con il suo fatto di essere molto maschile, sì, di rubare proprio dei capi maschili, che non la rendono mai, diciamo così, non le rendono giustizia a quella che è anche la sua fisicità. Invece l'altro esempio, che secondo me invece è una bellissima sessantenne, è Isabella Rossellini, perché riesce anche a calibrare la sua fisicità, ad esempio con delle maglie un po' over su dei pantaloni, mentre la Nannini sbaglia, non so, ha sempre questi jeans un po' bistrattati, un po' rovinati. Forse potrebbe scegliere, che ne so, un pantalone di cotone, perché no? Ma è rock. Sì, dai, però può essere rock anche senza essere strappata. Non è che il rock è solo borchia e strappo. Oddio, essere... jeans strappati fino a quale età? Secondo me a 60 anni eviterei. Però anche in America ci sono quelle che sbagliano. Adesso parlo di una che è considerata un mito del cinema, Meryl Streep. Meryl Streep, ad esempio, mi spiace dirlo, ma con i look non ci siamo. Ad esempio, guardatela in questa foto che ho trovato a una premiere.
Cioè, è veramente improbabile. Devo dire che lei è molto onesta. Mi piace da pazzi quel vestito. Ragazzi, scusate, sembra un appendiabito con sopra una accappatoio, è tremenda. Però devo dire... Non le dona, bisogna dire, però è bellissima sempre. Ma perché voi pensate a Mary Streep attrice? Sì. E questo è il vostro problema. Ma è importante anche quello. È molto importante, però tu fai un lavoro in cui il glamour è parte anche della tua professione. Quindi, se tu non riesci, non hai un gusto, cerca di affidarti a qualcuno che ti possa aiutare. Lei però è molto onesta, devo dire che lo dice, anche nelle sue interviste, dice, guardate, io non so assolutamente cosa mi mettano. Quando ad esempio ha fatto Il Diavolo Veste Prada, sì, lei era vestita da Valentino e diceva, non so cosa mi hanno messo, ma mi sembrava mi stesse bene. Quindi devo dire che facendo questo genere di outing, beh, apprezziamo. Però lei, diciamo che questi look non vanno bene. Invece Jessica Lange, che è una sua coetanea, secondo me ha capito qual è la sua fisicità e soprattutto riesce a valorizzarsi. Perché il problema di Mary Streep è che non si valorizza. Questo è un sarcofago. Cioè, accollato, manica lunga, il colore sbagliato. E poi ha questi occhiali, che sembrano, sì, gli occhiali quelli che ti dava la Mutua negli anni Ottanta. A te Meryl, davano quelli. Ti prego, cambia montatura. Secondo me te la regalano anche. Vabbè, quindi cosa si deve e cosa non si deve avere nel guardaroba da sessantenne? Allora, il sessantenne, secondo me, si è accumulato tantissimo, perché comunque nel guardaroba... Allora, io eviterei a questa età le trasparenze, perché comunque è meglio, ad esempio, questa, la nostra amica Lori del Santo, non è che proprio sia benissimo con questo abito così che fa vedere tutto. Perché il pizzo non ti va giù, Ildo. Esatto. È chiaro, scusa, gli copre concetto. Le braccia, come hai detto tu. Non abbastanza, però. Si intravede sempre. Invece, secondo me, a quest'età è bene scegliere qualcosa di più accollato. Non dico per forza un lupetto, però, non so, un top, ad esempio, come questo. Guardate Sharon Stone, che bella, che è. Comunque fa vedere le braccia, che sono ancora molto toniche, però copre il collo, che comunque a quell'età incomincia ad avere dei problemi. Quindi facciamo che ciò che non è tonico va coperto, ciò che è tonico si può ancora scoprire. Esatto. E vale per tutti? Questo vale per tutti. Okay. Assolutamente sì. Lasciaci con un barlume di speranza. C'è un'età in cui invece uno se ne può amabilmente fregare di quello che ha nell'armadio e si mette quello che succede, così, quello che gli capita. Allora, non è proprio che si mette quello che succede, però secondo me un esempio di settantenne meravigliosa è Jane Fonda. Jane Fonda, secondo me, veramente riassume la quintessenza dell'eleganza, perché intanto conosce la sua fisicità, ma soprattutto, guardatela qua, ad esempio ha questo pantalone perfetto tagliato su misura, però è completamente coperta. Beh, ha fatto ginnastica tutta la vita. E vabbè, questo aiuta sicuramente la fisicità, che io, ma fa anche le scelte giuste. Sì. Quindi ha 70 anni e ha questa manica lunga, il collo è coperto, però... Forse non... ha quasi 80. Sì, diciamo che è oltre, lei è oltre per tutto quello che fa e anche per le scelte giuste. Quindi direi, cercate di imitare lei, che vabbè, è perfetta.